Bentrovati a voi tutti ad una nuova puntata di Insieme Oltre 2000, una puntata dedicata quest'oggi al mondo del volontariato e in particolar modo alla difesa delle persone più indifese, ossia i minori. Ne parliamo in compagnia dell'ospite che è venuta a trovarci, Francesca Pallotta, presidente dell'Associazione Daphne. Bentrovata Pallotta. Grazie per questo invito. Associazione che infatti si occupa proprio di difendere le persone, come si diceva, più indifese, i minori. Facciamo però, Presidente, una panoramica quindi di questa realtà, questa associazione, quando nasce, dove è attiva e come mai? Allora, noi siamo nati come gruppo di lavoro nel 2005, come associazione nel 2007. Veniamo da un'esperienza abbastanza pesante, nel senso che siamo in genere genitori di ex bambine, perché sono fatti che risalgono a tanti anni fa, vittime di violenza sessuale agita da un maestro. Sono qualche decina le vittime. In questa associazione ci sono anche alcune di loro, ovviamente. Non è stato facile coinvolgere tutte, perché sono ferite sempre aperte. Abbiamo quindi deciso di creare questa associazione per combattere le violenze contro i minori, violenze di qualsiasi tipo, e contrastarle, contenerle almeno. Quindi operiamo con i minori, dai bambini della primaria ai ragazzi delle superiori, e con i genitori, gli educatori, gli insegnanti, con quanti lavorano con i minori. Chiamiamoli bambini 0-18, perché minori è un po' un termine un po' così, insomma. Ecco, nel tempo quindi voi avete dato vita ad una serie di progetti, di iniziative di vario tipo, comunque per promuovere anche una sensibilizzazione comunque su queste tematiche. Certo, promuoviamo intanto una cultura di tutela, di rispetto, una cultura contro la violenza. E, generalmente sto parlando di un pre-Covid, perché ha segnato un po' un confine. Prima era molto più semplice, andavamo nelle scuole con dei professionisti, educatori, psicologi, con dei laboratori, oppure facevamo degli incontri aperti al pubblico, con i genitori, gli insegnanti, aperti insomma agli adulti, di sensibilizzazione, di informazione. Il Covid ovviamente ci ha impedito di entrare di nuovo a scuola, e quindi abbiamo dovuto trovare delle strategie che in un qualche modo avevamo già individuato, che era il linguaggio teatrale. Abbiamo prodotto 4 spettacoli, di cui 3 proprio costruiti e messi in scena da ragazzi, da giovani. E poi abbiamo utilizzato finalmente il cinema e ora i video per arrivare più immediatamente e per arrivare anche, se non in presenza, con altri strumenti di informazione, di sensibilizzazione. Ecco, le tematiche che voi toccate, che voi analizzate di volta in volta comunque sono anche differenti. Certo. Un recente lavoro infatti che vi ha visto protagonisti ha riguardato il tema dell'Alzheimer. Perché proprio un tema di questo tipo, se poi voi comunque lavorate, vi adoperate per i minori? A dir la verità, il tema dell'Alzheimer è stato messo insieme perché si è legato ad altri 2 temi, quelli dei minori, dei bambini che ricevono dell'eredità dai nonni, e quello dell'ambiente. E i nonni, ahimè, col passare degli anni spesso sono vittime di patologie, tra cui questa dell'Alzheimer. E ecco perché è un po' passato come un cortometraggio sull'Alzheimer, però è un po' una tematica che si affianca alle altre 2, quelle dei minori, che vengono educati dagli adulti, ma i nonni sono l'esempio, sono quelli che trasmettono il loro passato,
che sarà il loro futuro, cioè un'eredità di rispetto per alcune professioni che stanno andando scomparendo, rispetto per l'ambiente che sappiamo come siamo messi, insomma. Ecco, ci può dare qualche altra informazione su questo progetto del cortometraggio? Sì, noi siamo stati partner, siamo partner in un bando della Regione Veneto con finanziamenti del Ministero del Lavoro e il capofila è l'associazione Amici del Villaggio di Rosa Vicentina. Noi abbiamo fatto questa proposta, era un po' come far interagire giovani e anziani. Non ci andava l'idea di entrare nelle case di riposo, che loro raccontassero i nonni ai ragazzi o che i ragazzi insegnassero a usare il cellulare o il computer. Ci interessava una storia più sulle emozioni. E, abbiamo contattato Lorenzo Cassol, che è un giovanissimo regista, e ci ha fatto questa proposta, di questa traccia, di questa trama. Un regista bellunese. È un regista bellunese e ci ha presi. E adesso questo cortometraggio lo stiamo presentando ad alcuni film festival a Torino, a Trieste, in Bulgaria. Dopodiché, quando sarà sdoganato, lo porteremo nelle scuole, nelle case di riposo, spero alle TV e così via. Insomma. In modo da divulgare appunto questo, sì, questa doppia, questa triplice, sì, tematica, ecco, sì, che si diceva, perché anche un cortometraggio che è stato realizzato, ambientato nei prati di Malcagarda, giusto? Sì. Quindi sì, un territorio comunque di grande valore anche ambientale per, certo, la presenza dei narcisi. E poi ci accennava degli spettacoli teatrali, ha detto prima. Sì, allora il nostro primo spettacolo è del 2008, si chiama Silenzio, scritto da Daniela Mattiuzzi, interpretato da Patrizia Zanco, e riguarda proprio il problema della violenza sessuale. Era uno strumento indirizzato soprattutto agli adulti o agli studenti delle ultime classi, delle superiori, di sensibilizzazione. Poi abbiamo prodotto Il peso specifico di una carezza, scritto e interpretato anche qui da una giovanissima attrice che è Irene Casagrande, dedicato ai ragazzi delle medie e in su. E riguarda l'importanza della segnalazione, le violenze si interrompono quando vengono denunciate, e quindi della difficoltà, è un po' anche la storia delle bambine di Trichiana, questa storia è emersa dopo 30 anni dai primi casi, quindi non è sempre semplice, anzi è molto difficile confidarsi, raccontare. E questo spettacolo riguarda proprio questo punto. Poi, qual è stata la reazione, scusi che le interrompo Presidente, qual è stata comunque la reazione degli studenti di fronte a spettacoli di questo tipo, di fronte a tematiche comunque di questo tipo, dall'esperienza che lei ha raccolto in questi anni, comunque vari anni di lavoro? Allora, il peso specifico di una carezza l'abbiamo proposto sia in Friuli, oltre che in Veneto, e in alcune scuole della provincia di Brindisi e di Lecce, oltre che qui a Belluno ovviamente. Una delle domande che i ragazzi pongono a Irene è questo: sei tu la protagonista di questo spettacolo? Tanto Irene ha capito il senso di questo messaggio, tanto loro si sono sentiti così colpiti da questa vicenda di questa ragazza che sa che ad un certo punto stanno emergendo dei fatti e lei è una vittima e si farà aiutare da un suo fidanzatino a trovare il coraggio per andare in questura e segnalare.
Ecco, quindi diciamo anche un lavoro che viene fatto con i ragazzi attraverso il linguaggio comunque dell'arte proprio per riuscire in qualche modo ad esprimere anche le loro emozioni. Le attività che voi svolgete con le varie scuole, le varie classi, penso prevedano comunque un momento di preparazione da parte anche degli insegnanti stessi. In genere proponiamo una specie di questionario e l'insegnante ovviamente ne discute con i ragazzi e poi raccoglie curiosità, domande, ma anche confidenze e tutto in maniera anonima. Noi siamo sempre disponibili poi ad accogliere chi si vuole rivolgere a noi per vari motivi. E ci sono capitate delle situazioni abbastanza così, dure, pesanti, di storie molto tristi. Quindi non è che andiamo a scuola così di punto in bianco, no, ci deve essere un discorso, ci deve essere una collaborazione e ci deve essere una restituzione. Un particolare approccio anche. E fra le tante progettualità, adesso noi ne abbiamo citata ovviamente solamente qualcuna, Presidente, però fra le tante progettualità, il 4 novembre prossimo ci sarà un incontro, dal titolo Per fortuna siamo tutti genitori imperfetti, incontro a tema per chi è stato figlio o ha dei figli, adolescenti, identità di genere e sessualità. Abbiamo anche una locandina, chiedo un aiuto alla regia, ecco, così stiamo proprio vedendo, il cuore di questa iniziativa. Quindi questa è un'altra proposta. Allora, per fortuna siamo tutti genitori imperfetti, che è un titolo abbastanza indovinato. È un progetto che è partito nel 2019 ed è partito bene, una serie di appuntamenti con vari professionisti su varie tematiche. Il Covid ci ha fermati, poi siamo andati avanti con incontri da remoto e così, ma molti di questi appuntamenti sono stati messi in programma, poi disdetti per vari motivi. Quindi lo stiamo riprendendo e lo abbiamo intrecciato con un progetto che si chiama Otuya Aiuto, che ha partecipato a un bando del CSV, un bando di coprogettazione 2021. E prevede di portare ai ragazzi l'abitudine a utilizzare il 112 e 113 come numeri di pronto soccorso e di pronto intervento per chiedere aiuto in caso si è vittime o spettatori di qualsiasi situazione di pericolo, di disagio o di violenza. In questo progetto, quindi, tra i vari argomenti per cui chiedere aiuto, c'è proprio anche questo, quello sulle disforie sessuali. E a tal proposito abbiamo una psicologa formata in maniera specifica, che è la dottoressa Anna Dalpan, che sarà la relatrice. Avremo anche la presenza del CIAO, mi viene in mente mai l'acronimo, il Comitato Inclusivo Azione Orientamento, e la scuola. La scuola si farà promotrice per divulgare questo incontro, presso i dirigenti, gli insegnanti, e poi andremo anche nelle scuole con questo e anche con un video che appunto si chiama 112-113 su una favola scritta da Francesca Mussoi, con la voce narrante di Silvana Vignaga, e mentre la parte del video sarà curata da Marta Mellere. Ecco, quindi c'è la possibilità, sempre grazie all'attività dell'Associazione Daphne, di partecipare a un incontro aperto a tutti comunque. Libero, si terrà, ricordo, il 4 novembre alle ore 18:15 in Sala Bianchi a Belluno. Quindi l'invito è quello di partecipare numerosi anche per approfondire quindi una tematica comunque di stretta attualità. Presidente, il nostro tempo ormai si è concluso, ma direi che abbiamo fatto una panoramica veloce sulle attività dell'associazione, le tante iniziative.
Ci promettiamo di tornare a parlare con lei di queste progettualità proprio per dare un aiuto, per essere sempre al fianco delle persone che possono più aver bisogno. Ricordiamo comunque anche il sito internet dove poter avere ulteriori informazioni sull'attività dell'Associazione Daphne. Grazie Francesca Pallotta. Grazie a voi. E a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.